Allora, per concludere, io vi lascio con i due amici che vedete sul palco e ringrazio sinceramente Andrea Ioime, che è un giornalista che tutti conosciamo, è inutile presentarlo, che interverrà per porre delle domande e per ragionare sulla musica di Eliana Cagnelutti, che guardatela bene, ancora un anno o due e poi non la vedremo più in Friuli. Grazie. Devo dire che io sono particolarmente felice di presentare questo lavoro di Eliana, sia perché lo aspettavo da tempo, sia perché mi fa immenso piacere vedere persone che hanno una passione di questo tipo per una musica che dal punto di vista commerciale qua in Italia è sostanzialmente una specie di suicidio. È una grande, è un'operazione di coraggio, ma è un'operazione coraggiosa che va premiata due volte perché sarebbe molto più facile per un talento, per un giovane talento, tra l'altro con le capacità sia strumentali che vocali di Eliana, fare un altro tipo di strada. Negli ultimi anni abbiamo visto dove sta portando la musica. La musica sta portando all'effimero, il famoso quarto d'ora di Andy Warhol ormai è diventato 5 minuti con la pubblicità. E quindi ci sono questi talent show dove escono dei presunti talenti che durano così poco che non trovano neanche lo spazio per suonare, anzi mi dicono che a parte un paio li devono fare solamente senza biglietto perché altrimenti non ci va nessuno. E quindi questo fa parte, diciamo, di un settore che secondo me non andrebbe neanche considerato musica vera e propria, ma intrattenimento. Bravo, grande differenza. Suonare blues, suonare un rock che definiamo vintage o definiamo classico, che secondo me forse è un termine anche migliore, intanto vuol dire avere cultura, perché vuol dire aver studiato, avere quello che una volta si diceva le basi. Poi non è nemmeno facile, perché comunque anche dal punto di vista tecnico il lavoro che va fatto è un lavoro davvero importante. Racconto solamente un aneddoto. L'altra settimana mi ha mandato gli MP3 per ascoltare in anteprima il lavoro. Io ho iniziato ad ascoltarli prima della riunione di redazione, che di solito dura 2 ore e finisce con coltelli che volano e cose del genere. Finita la riunione, ho riacceso il programmino e mi sono chiesto: ma cosa stavo ascoltando? Perché l'effetto che ho avuto non era quello del disco locale, tra virgolette, cioè la produzione, sappiamo benissimo che anche il migliore degli artisti locali, insomma, qui c'è anche gente che suona e gente di grande livello, non avrà mai lo stesso impatto che possono avere certe produzioni super, mega, pompate a certi livelli. Beh, l'effetto che mi ha fatto invece sentire questo disco era proprio quello di una professionalità estrema e una professionalità che poi lo fa diventare un disco, giustamente prima diceva un pezzo piacerà a uno, un pezzo piacerà all'altro, perché non è un album che si fossilizza, non è un album che guarda solamente all'indietro, cioè le radici ci sono, ma dalle radici si proietta verso qualcosa che potrebbe essere anche, usiamo la parolaccia, commerciale, tra virgolette. Certo, siamo in Italia. Nel 2000 e qualcosa, una ragazzina di quanto avevi all'epoca, 14-15 anni, com'è che decide di prendere la chitarra e suonare blues? Erano gli anni, ricordiamocelo, di, non so, Madonna che ormai era arrivata al quinto lifting, Neck al sesto Sanremo e via dicendo. Cioè, anche lì ci vuole. C'è stato qualcuno che ti ha indirizzato? È una cosa che hai trovato tu? Non lo so, cioè. Diciamo che fondamentalmente penso che sia andato così perché doveva andare così. Molti si ricordano, andavo alle medie col chiodo, era una commentallara convinta. E quindi suonavo molto rock, molto metal. Dopo, a 14 anni, sono andata a trovare un mio amico. Io sono di Spilimbergo, questo mio amico abita ancora adesso a Tauriano e lui suonava blues, ha iniziato a suonare blues, mi raccontava di questo suo insegnante Flavio Palludetti, bravissimo, e il mio insegnante mi insegna blues, mi dà dei dischi bellissimi, ho detto vabbè, vengo da te a sentire questi dischi. Lui aveva un DVD,
Alberto aveva un DVD e mi ha detto vieni qua perché devi vederlo, secondo me ti piacerà. Allora vado da lui e mette su questo DVD e parte Stevie Ray Vaughan live at El Mocambo e non ho niente da aggiungere. E lì ho iniziato davvero a spalancare gli occhi e si è aperto anche il cuore e di punto in bianco mi sono innamorata del rock blues e quindi di Stevie Ray, ho iniziato a seguirlo, a suonarlo, ad ampliare anche gli orizzonti su altri chitarristi simili a lui e ho buttato via chiodo. Se tu avessi la bacchetta magica oppure arriva Aladino e ti dice ok, entra nella band dei tuoi sogni con i musicisti che vuoi tu, che band faresti? In cui tu ovviamente sei la chitarra solista. Ah, beh, è una domanda difficilissima, potrei stare ore a ragionarci. Perché no, prenderei al basso Richard Bonat, uno a caso, che mi fa anche i coretti, no? Questi coretti interessanti. E, altrimenti Giulia dal forno mi va bene lo stesso. Alla batteria mi piace tantissimo Vinnie Colaiuta, quindi una bella sezione ritmica che basterebbe solo quella per fare il concerto. Alla tastiera, perché no, o Herbie Hancock o Scott Kinsey. Sì, Herbie Hancock, però non quello di adesso, che sia un po' rilassato. A me piace sempre. Direi che come cori e chitarre acustiche un Bruce Springsteen ci può stare. Coretti, me lo vedo bene. Ai coretti. Ok, vabbè, insomma, se dovesse arrivare questa bacchetta magica, ne vedremmo delle... non sei solamente miseliana, ma sei anche un sacco di altre cose. Come riesci a dividere, anche dal punto di vista stilistico, sono proposte musicalmente diverse, queste blues, un'altra è jazz, altre sono cover rock, se non sbaglio. Sì, ho vari progetti, vabbè che molti di voi mi conoscono già, ma suono con le Living Dolls, che è l'unico gruppo femminile rock in Friuli, con le Pink Armada venete. Ho un duo acustico, i To Play, con Matteo, dove facciamo, riarrangiamo canzoni pop, rock, jazz, bosse, latin, qualcosa di interessante. Io con Matteo ho già fatto il conservatorio, quindi abbiamo tutto il nostro repertorio conservatoriale, diciamo, da poter proporre sul jazz, ma passando anche per il rock, per il pop, per il blues. È sicuramente una bella situazione con Matteo, anche perché è uno dei musicisti con cui ho più interplay e per me improvvisare su un palco vuol dire molto, e quindi con Matteo mi trovo da Dio. Per questo mi trovo benissimo anche con le Living Dolls, di cui c'è qua il bassista. Perché oltre ad essere le mie migliori amiche abbiamo fatto secondo me questo bel progettino rock, però che non è solo un progetto rock, cioè nel senso non è proprio solo un progetto musicale. Io credo che almeno personalmente ho parlato troppo, mi piacerebbe sentire anche suonare qualcosa Eliana, per cui se volete sentirla sulle mani e battete un po' le mani. It was an angel arrived from nowhere, from the lands of purple sky. Really fast days and happy nights, I can't explain what happened those days. Chiunque un braccialino mangia. I prossimi appuntamenti sono venerdì prossimo alla Casa del Blues a Fagagna, probabilmente siamo anche il sabato
a Cormons, quindi per la zona più est, chi viene a tutti e tre i concerti al CD gratis. Grazie a tutti, amici, conoscenti, colleghi. Un altro applauso. Grande Diana!